Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi voglio mostrarvi un prodotto che ho ricevuto dal sito inglese London Loves Beauty, sito con il quale collaboro. E i prezzi su questo sito sono alti, sono più alti rispetto ad altri siti, però è anche vero che si trovano dei prodotti difficili da reperire. Io stessa non acquisto mai prodotti che posso reperire in modo più semplice e anche a prezzo più basso, per esempio da Sephora, però dei prodotti tipo i prodotti Lorac, It Cosmetics, le Limited Edition, Kat Von D, Too Faced, Lorac, Tarte, quei prodotti invece li acquisto volentieri, quindi diciamo che non è un sito sul quale acquistare tutti i giorni, però secondo me ogni tanto per qualche sfizio ne vale la pena. È un sito dedicato alle appassionate di make-up alla ricerca di prodotti, di pezzi difficili da reperire. Ultimamente da poco tempo sono anche arrivati i prodotti del brand Milk Makeup, le palette per esempio Juvia's Place, e anche per quanto riguarda la skin care ci sono dei prodotti davvero particolari. Ora c'è anche però una sezione outlet con prodotti scontati fino al 60%, che è in continuo aggiornamento, con prodotti Jeffree Star, Anastasia, Kat Von D, non mi viene più in mente, ma comunque ci sono tantissimi prodotti, insomma, di brand davvero fantastici a dei prezzi scontatissimi. E con il codice sconto LadyGlow 10 potete usufruire anche di uno sconto del 10% sui vostri acquisti. La spedizione avviene quindi dall'Inghilterra, un sito inglese, quindi non c'è nessun problema di dogana. Con 7 sterline 95 spediscono con Royal Mail, quindi una spedizione tracciata che arriva in pochi giorni a casa vostra. C'è anche il servizio ovviamente con Corriere Espresso, spedizioni velocissime. Questa palette che sto per mostrarvi l'ho ricevuta praticamente in un giorno, però chiaramente ha un costo diverso. Parliamo però un attimino del prodotto, finalmente arriviamo al prodotto, diciamo, di cui devo parlarvi, che è una palette di Too Faced che si chiama Peanut Butter and Honey, ed è praticamente una palettina uscita dopo la ben più famosa Peanut Butter and Jelly. Sono due palette in limited edition da Sephora Italia. Su Sephora per il momento almeno non sono disponibili, e sono praticamente palette ispirate al grande successo ottenuto sui social, davvero un colore amatissimo, la Nuance Peanut Butter, che è contenuta all'interno della palette Semi Sweet Chocolate Bar, e questo è il colore Peanut Butter, questo ombretto qui, che tra l'altro è quello che io ho utilizzato sicuramente di più in questa palette. Ora, la palette invece Peanut Butter and Honey, che è questa, è una palette che contiene 9 ombretti dalle tonalità calde e con un mix di finish, e in realtà predomina il finish opaco, perché abbiamo 5 ombretti completamente opachi, 2 opachi con glitter, un ombretto shimmer e uno satinato. Sono ombretti formulati con polvere di cacao, nota anche per le sue proprietà antiossidanti, e hanno un profumo di burro di arachidi e miele. Il pack è graziosissimo, neanche a dirlo, insomma, tipico di Too Faced. È una palette in latta, quindi su un pack solido, pratico e compatto. Sulla parte frontale il cartoncino esterno non ve l'ho mostrato, perché poi praticamente è pressoché identico alla palette. Abbiamo sulla parte frontale questa allegra fantasia con una fetta di pane e il burro di arachidi spalmato sopra, la parola Honey fatta proprio con miele fuso, una simpatica piccola ape, e sullo sfondo questa trama, questo design è proprio a nido d'ape. È una palette che si apre, ha una apertura e chiusura magnetica, è dotata di specchio interno, e all'interno troviamo anche questa glamour guide, quindi abbiamo 3 proposte make-up, come potete vedere, e dietro tutti i passaggi, quindi per poterle realizzare. Ok, questi sono i colori contenuti. Abbiamo quindi, come vi dicevo, 9 ombretti disposti praticamente su tre file. Ci sono delle gialle notevolmente più grandi, perché si tratta di degli ombretti pensati anche come base per uniformare la palpebra. Per quanto riguarda l'odore, quindi di burro d'arachidi e miele, devo dire che non è un odore che si sente immediatamente, insomma, come per la Sweet Peach. Bisogna quasi mettere il naso sulle gialle, ed è un profumo comunque delicato, non eccessivo, non fastidioso, non troppo dolce, almeno per i miei canoni. È un delicato profumo di burro di arachidi e miele. Le nuance sono queste, quindi, dando così, insomma, un rapido sguardo, il colore che sicuramente colpisce in questa palette è questo qui, quindi questo pop di colore giallo, che quindi spicca e rende questa palette un po' diversa rispetto alle tante palette dai toni caldi. Comunque, come sempre, vado a fare gli swatch, così vi mostro le tonalità nel dettaglio e poi chiaramente vi dico anche che cosa ne penso.
Eccomi di ritorno e questi sono i colori contenuti all'interno della palette Peanut Butter and Honey di Too Faced. Cominciamo chiaramente dal primo, che si chiama Creamed Honey, ed è questo beige pescato chiaro con sottotono caldo e finish opaco di base, ma purtroppo aggiungo con dei glitterini all'interno. Inutile aggiungere, infatti, che lo avrei preferito completamente opaco. È un ombretto che ha una texture setosa, però purtroppo è poco pigmentato e anche leggermente polveroso. Il secondo colore invece è il famoso peanut butter, questo marroncino aranciato medio caldo che è davvero strepitoso, è ben pigmentato ed è un ombretto stupendo per la piega dell'occhio, per andare a scaldare lo sguardo e l'incarnato. Io sono davvero innamorata di questa tonalità, che è anche molto di tendenza rispetto all'ombretto omonimo presente nella semi-sweet chocolate bar. Questo è leggermente proprio una punta più aranciato, ma è comunque meraviglioso. Il terzo colore invece si chiama Going Nuts ed è questo marrone scuro, sporcato praticamente di bronzo, quindi è un marrone con un tocco di bronzo, diciamo un marrone bronzato dal finish luminoso. È un ombretto, la tonalità è bellissima, però purtroppo ha una texture un pochino asciutta, è l'ombretto che ha la texture peggiore della palette e non è neanche molto pigmentato, quindi diciamo che per me purtroppo è un ombretto un po' deludente. La tonalità successiva invece si chiama Be Sweet ed è un rosa chiaro, come potete spero vedere, è un rosa chiaro che ha invece un finish opaco. Non mi piace sinceramente questo ombretto, semplicemente perché è polveroso e un po' sheer, quindi praticamente è quasi trasparente e non ha neanche una stesura molto uniforme. Il colore successivo invece si chiama Honey Brittle ed è questo pesca arancio, invece stupendo per i miei gusti, un colore intenso, luminoso dal finish opaco, un colore vivace e anche questo molto di tendenza. Ha una texture bellissima, è molto setoso, diciamo che non è il massimo come pigmentazione, però comunque è facilmente modulabile e a mio avviso è uno dei colori più belli presenti nella palette. Troviamo vicino Business, che è questo arancio rossastro, questo arancio bruciato, medio scuro, caldo, con glitter dorati su base opaca. È un ombretto fantastico, questo ha una stesura completamente uniforme, è ben pigmentato, è molto setoso. Per fortuna i glitter presenti all'interno non sono molto legati alla base e quindi insomma poi alla fine si vedono poco quando è applicato sulla palpebra. Successivamente troviamo invece l'ombretto Queen Bee, che è questo beige top chiaro, proprio un mix insomma tra un beige e un top, che ha un finish satinato, delicatamente satinato. Tra le tonalità chiare, quindi la prima, seconda e la terza, questo è l'ombretto decisamente migliore. Credo si veda anche dagli swatch, se quello migliore in termini proprio di texture, di pigmentazione e anche di stesura, il mio preferito insomma delle nuance chiare. E segue l'ombretto quindi chiave della palette, che si chiama Honey Buns, che è questo luminoso giallo senape caldo e opaco. È il colore più particolare e caratterizzante della palette. Capisco che non è un colore che piace, che piacerà a tutti. Io lo trovo comunque particolare e molto portabile, perché comunque non è un giallo canarino, è un giallo diciamo sporcato di marrone ed è quello che vedete stamattina applicato sulla mia palpebra mobile. Personalmente, insomma, io amo le tonalità calde e particolari, questo ombretto lo trovo davvero strepitoso. È molto interessante come tonalità e si ricollega chiaramente al tema della palette, che quindi è il tema del miele. È un ombretto unico per Too Faced, ma in realtà è un ombretto particolare in generale, perché non ci sono tante palette con colori del genere. Io credo di non avere nulla di identico. Ci somiglia, è un colore diciamo mostarda, anche questo qui, il bellissimo colore della palette di Line Crime, però vi assicuro che è profondamente diverso, perché il mostarda di Line Crime è un colore decisamente più scuro, non ha nulla a che vedere insomma con il giallo della palette di Too Faced. È sempre un giallo senape, però questa è una versione decisamente più scura e più intensa, quindi oltretutto insomma è un colore particolare che a me piace davvero moltissimo. Non vi nascondo che questo giallo
giallo, è il mio colore preferito di questa palette. Infine abbiamo la colorazione Feeling Nutty, che è questo marrone caramello medio scuro, intenso, con sfumature aranciate e dal finish opaco. Questo ombretto è morbido, setoso e ben pigmentato, qualitativamente è senza dubbio uno degli ombretti migliori proprio della palette, quindi texture fantastica, velluto sotto le mani, sotto le dita, insomma è davvero strepitoso. Ora, che dire di questa palette? Questa è una palette che ha un pack decisamente accattivante, un pack grazioso, è una palette che è oltretutto a un formato pratico, comodo, compatto anche per viaggi e spostamenti. Su questa palette troverete, potete trovare su internet delle recensioni contrastanti, ed è sicuramente una palette che è stata meno apprezzata rispetto alla precedente, quindi alla Peanut Butter and Jelly, che comunque trovate, anche quella la trovate su London Loves Beauty. La differenza, diciamo, che sono sempre delle palette con toni caldi aranciati. In quella palette, come pop di colore, c'è un viola orchidea acceso, e in questa praticamente c'è un giallo. Comunque devo ammettere che anche io su questa palette ho delle opinioni contrastanti, semplicemente perché ci sono dei colori che amo tantissimo, mentre altri ombretti non mi piacciono quasi per niente, diciamo poco o nulla, quindi diciamo che non ho la stessa opinione su tutti gli ombretti. La gamma dei colori mi piace, io amo i colori caldi, sono colori adatti quindi ai miei gusti, al mio incarnato, sono anche di tendenza perché ultimamente queste tonalità calde, aranciate, sono davvero un po' per dappertutto, vanno sicuramente per la maggiore, però secondo me ci sono degli ombretti in questa palette che a livello proprio di formula lasciano un po' a desiderare. Nello specifico non ho apprezzato particolarmente le tonalità chiare, in particolare queste due, questa che è quella migliore quindi a livello di texture, non è un colore in realtà ideale sulla mia pelle da utilizzare come illuminante, perché comunque insomma non ha una buona resa. Se io per esempio lo voglio applicare, ci ho provato anche stamattina, sull'arcata, praticamente per illuminare l'arcata, non è un colore adatto perché comunque è, diciamo, un beige top, quindi diciamo che è un colore chiaro ma non è chiarissimo, ed è anche un pochino spento, quindi non è un color avorio, un color champagne, insomma un color crema. E poi non mi piace neanche il marrone scuro, che è l'unico colore scuro della palette, che è questo, perché come vi dicevo è davvero poco pigmentato e ha una texture un po' asciutta. In compenso però c'è da dire che i colori intermedi li trovo davvero strepitosi, mi piacciono moltissimo, in particolare insomma su 9 colori io ne adoro 5. I miei colori preferiti sono chiaramente Peanut Butter, così come mi piace moltissimo Honey Brittle, quindi questo pesca arancio, Bisnis, l'arancio bruciato, e gli ultimi due, insomma, Honey Buns e Feeling Nutty, li trovo davvero strepitosi anche abbinati insieme. Io oggi ho utilizzato il giallo praticamente sulla mobile, un tocco dell'arancio bruciato nella piega, e sull'angolo esterno il marrone più scuro, quindi comunque si realizzano dei look secondo me bellissimi con questa palette, e i matte sono sicuramente i migliori. Infine vorrei dire che per me questa palette non è male, però non è eccezionale, secondo me e non è un must have, insomma una palette imperdibile del brand, anche se la ritengo decisamente, nettamente migliore rispetto alla White Chocolate Chip, che vi ho già mostrato in un altro video, magari ultimamente, sì, alla fine del video vi lascerò il link a questo video. La ritengo questa di oggi, quindi la Peanut Butter and Honey, decisamente migliore sia a livello di formulazione che proprio di resa sugli occhi. La palette non costa poco, perché costa circa 50 euro, però c'è da dire che è in limited edition, e quindi se amate i toni caldi, se siete appassionate, collezioniste, se amate particolarmente il brand, secondo me questa palette vi piacerà. Io vi dico che sono contentissima di averla e continuerò ad utilizzarla con estremo piacere. Come sempre io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video, e ci vediamo alla prossima.